guaglio. Curro, curro, guaglio, io, io. Il Comune adotta la linea dura contro i parcheggiatori abusivi. Il sindaco Luigi De Magistris ha firmato un'ordinanza che prevede l'aumento delle sanzioni amministrative fino a 4.000 euro e la possibilità di arresto e confino per i colpevoli. Il documento è frutto di uno studio del capo della Polizia Municipale Attilio Auricchio e dispone il divieto di esercitare illegalmente l'attività su suolo pubblico o di organizzarla ed agevolarla per trarne profitto. Sanzioni severe sono previste anche per i conducenti che consegnano le chiavi del proprio veicolo. Abbiamo predisposto un'ordinanza che rende più efficace l'attività di contrasto non solo della Polizia Municipale ma in un'ottica di controllo del territorio complessivo anche delle altre forze di polizia. Abbiamo completato una serie di dati informativi che ci consentono di avere una sostanziale valutazione complessiva del fenomeno per zone, per tipologia, per appartenenza, per organizzazione, per famiglie dedicate esclusivamente a questo tipo di attività. Per segnalare la presenza dei parcheggiatori abusivi sul territorio, il Comune mette a disposizione l'indirizzo email sosparcheggiatoriabusivi@comune.napoli.it ed il numero di telefono 081 795 2974 gestito dalla Polizia Municipale con l'ausilio della società Napoli Park. Anche nei confronti del cittadino scatta il dovere civico di condividere questa azione di contrasto. Come la può condividere? Intanto non allineandosi sul bisogno del parcheggiatore abusivo. L'ordinanza è il prodotto di un'attività anche di condivisione con le altre forze di polizia, l'abbiamo predisposta con una condivisione sia della prefettura che della questura. Devo dire abbiamo avuto con grande piacere e con grande contributo di pensiero anche il supporto del nostro authority garante per la corruzione che proprio sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi ha svolto una specifica attività di conoscenza e di approfondimento del fenomeno.